Buongiorno Ezio. Oggi abbiamo scelto di trattare un argomento che di tanto in tanto entra nelle faccende della Terra piatta. Allora, tu mi dicevi che in questo video che pubblicheremo vuoi parlare dei santoni. Questo è l'argomento che ti è più caro in questo momento. E io penso che sia da mettere in relazione questa dei santoni con la fede anche nelle religioni. Perché è chiaro che questa faccenda della fede va a incidere nella faccenda della terra piatta perché a livello sociale crea delle divisioni, delle spaccature nel momento in cui qualcuno comincia a parlare della terra piatta in relazione a una religione oppure un altro ne comincia a parlare in relazione all'ateismo. E allora è giusto a questo punto che facciamo chiarezza, come dici tu, su questo argomento. Sì, ciao Agostino. Sì, il punto è questo, che viviamo tempi in cui la fede viene a mancare, le religioni cadono e quindi le persone hanno bisogno di credere in qualcosa. E quindi si vede l'affiorare sui social di spiritualisti e santoni, un po' come all'epoca di Charles Manson, no? Degli anni 60, degli hippie, non so se ti ricordi quegli anni lì, anche se non li abbiamo vissuti, però li abbiamo ascoltati dai nostri genitori, abbiamo visto film, eccetera, no? Dove nascevano queste comunità guidate dal santone. Nel caso di Charles Manson poi ci fu l'apoteosi in cui lui comandò tre delle sue donne, i suoi seguaci, di uccidere delle persone, quindi la responsabilità la ha il santone di turno, ma anche chi segue poi il santone, cioè chi materialmente compie l'azione che il santone fa. Quindi è su questo che io vorrei aprire un tema, cioè la responsabilità che hanno ai giorni nostri questi santoni, questi spiritualisti che si fanno portavoci delle nuove religioni che nascono e le persone che soprattutto condividono il pensiero di questi santoni senza approfondire nulla, ma solo sulla fede, perché appunto, come ti dicevo, hanno bisogno di credere in qualcosa o in qualcuno. E di Gesù Cristi ne vediamo nascere in continuazione su Facebook, dal piccolo Gesù Cristo di città al grande Gesù Cristo della nazione, cioè diventano nuovi miti religiosi anche. E le persone condividono, infatti, se te ci fai caso su Facebook in particolare o sui social in genere, chi davvero crea dei contenuti, chi ha delle idee, sono davvero pochi, la stragrande maggioranza delle persone condivide pensieri altrui, quindi fanno condivisioni oppure copia e incolla, ma chi ha delle idee sono davvero pochi, la stragrande maggioranza condivide pensieri di santoni più che altro, oppure notizie così che diventano virali, ma più che altro condividono pensieri, alcune volte ho visto proprio vaneggiamenti tra ipotesi complottistiche più assurde, perché poi non dimentichiamo, e noi parliamo da complottisti, quali noi siamo, no? Flat earther complottisti, quindi, che quando si è in questa linea qui, dove siamo noi, la linea è sottile e quindi si fa presto a passare da complottisti a complottari più beceri, quindi è proprio qui che il santone di turno poi nasce e si radica e diventa proprio il Gesù Cristo della situazione, ecco. Anche perché
Agostino, questi santoni, ne discutevo l'altro giorno con un amico, tendono a puntare il dito verso un nemico esterno, no? Massoni, poteri forti, politici, puntano il dito verso un nemico esterno, quindi indirizzano i fedeli verso un nemico che è al di fuori, no? Quando secondo me il problema è che è il nemico è l'uomo stesso, quindi il discorso del sistema è sempre quello, allontanare l'uomo da se stessi, quindi renderlo estraneo a se stessi. E quindi cosa fanno? Allontanano il nemico dall'uomo stesso e puntano il dito verso gli altri. Allora lui mi diceva, questo amico di cui discutevamo, mi diceva: allora, secondo te non esistono complotti, non ci sono le scie chimiche, non c'è il progetto Blue Beam, non ci sono i massoni, non ci sono gli illuminati? Io dicevo, gli rispondevo che certo che ci sono, ma non è puntando il dito verso gli altri che il problema si risolve. Cioè, bisogna cominciare a cercare di avere un equilibrio con la propria vita, cioè la spiritualità ci vuole, ma ci vuole un certo equilibrio, e quindi cercare di essere maestri prima per se stessi e poi per gli altri. E gli portavo ad esempio il McDonald's, che il McDonald's rappresenta l'industria americana, una multinazionale che fa commercio di anche carne in maniera spesso criticata, spesso messa in discussione, no? Dagli stessi spiritualisti, un po' da tutti, no? Dal cibo promulgatore di questo cibo spazzatura, eccetera. Però il McDonald's è stata una forse delle prime multinazionali ad adattarsi alle nuove tendenze, quindi a proporre un panino totalmente vegano. Non sono a favore del McDonald's, però io faccio questo esempio per far capire alla gente che se cambiano le abitudini, cambia il mondo esterno. Quindi non c'è bisogno per dire di andare nel McDonald's col megafono e dire: bastardi, basta carne, illuminati, massoni. Ma basta che tu smetti di mangiare carne, di cibarti di carne, basta che un numero sufficiente di persone smetta di farlo, che il sistema si modifica in base alla tendenza, quindi non c'è da cercare un nemico esterno, ma c'è da farsi un'autoanalisi. A ragione di questo, volevo portare l'esempio appunto di tutti questi spiritualisti, che cioè che vogliono farsi portavoce di una verità assoluta. E che spesso, nella maggior parte dei casi, tutti quelli che vogliono diventare i nuovi messia del web conducono una vita personale discutibile, nel senso che molto squilibrata. Io sfido te, chiunque, a vedere che vita conducono questi santoni. Spesso assistiamo a persone che hanno una certa età e vivono ancora a casa con i genitori, quindi non sono autosufficienti economicamente, ma sul web fanno i leoni, oppure cioè, sono divorziati, non hanno la forza di poter sorreggere una famiglia, assumersi delle responsabilità materiali, ma lo fanno poi. Sul web dicono ad altri come comportarsi, quando nella loro vita sono assolutamente dei disadattati, e la maggior parte di questi spiritualisti sono così. Adesso ti lascio la parola, perché poi appunto è sulla pertinenza di queste persone con la realtà che poi vorrei anche soffermarmi. Ezio, mi viene da ridere perché ascoltavo la tua imitazione di quello col megafono che va al McDonald's. Bene, comunque, hai dato la prima pennellata per questa discussione. La prima pennellata logica per questa discussione, insomma, che stiamo facendo, Ezio. Allora, io
aggiungo qualcosa che riguarda la fede. Voglio parlare della fede io contemporaneamente al fatto che tu parli del santonismo, se così lo possiamo chiamare, che normalmente li chiami gli occidentali skarma, tu hai coniato questo termine. Insomma, che hai derivato da mi pare da una musica, da una canzone, insomma, di qualche anno fa. Allora, per quanto riguarda la fede, io voglio dire qual è la mia posizione perché poi mi scambiano per quello che non sono. Allora, se parliamo di Cristo, vogliamo prendere il cristianesimo, ma lo stesso vale per le altre religioni, lo stesso vale per i personaggi dell'induismo oppure per Buddha, del buddismo. Non c'è la prova che questi personaggi siano mai esistiti. Ci sono dei racconti. Un racconto è il Vangelo, ci sono dei racconti che sono stati quasi censurati, che sono i Vangeli apocrifi, così chiamati, ma in virtù di cosa si sono scelti questi quattro Vangeli e gli altri sono stati messi da parte? Perché contraddicevano delle parti di questi Vangeli qui, e allora li hanno messi da parte perché non gli quadravano i conti. Ora, di fronte a queste faccende qui, io non è che faccio quello antireligioso, io semplicemente guardo le cose in maniera oggettiva, ma ci vuole tanto a vedere insomma, che è stato fatto ad arte questa censura di questi scritti che erano lì, cioè, è evidente la cosa, non c'è da essere complottologi. Per potersene rendere conto, tu dicevi complottisti e complottari, in realtà si dovrebbe dire complottologi e complottisti, perché i complottologi sono quelli che scoprono i complotti e i complottisti sono quelli che ordiscono il complotto. Ma insomma, ci siamo capiti perché anche io li chiamo complottisti e complottari in base a con chi parlo. Ora Ezio. Questo discorso della fede in, ad esempio, prendiamo Cristo, che sia nato, siamo ora nel periodo, che Cristo sia nato 2500 anni fa, ci sia stato il bue e l'asinello che riscaldavano, eccetera, eccetera, questa faccenda qui. Io dico, ce l'hanno raccontata da quando siamo piccoli, da quando eravamo in fasce e ci mettevano tutti questi bambinelli, eccetera, eccetera. Per carità, in buona fede, i nostri parenti, i nostri in totale buona fede. Quindi non critico questo. Io dico soltanto che sono delle storie raccontate. Nessuno ha mai visto Cristo. Ci sono dei libri che si tramandano. Ma se a un certo punto l'impero romano che poteva stabilire come si doveva tramandare la tradizione nel 300 d.C. stabiliva che si dovevano bruciare tutte quelle pergamene e tramandarne altre, cioè chi è che dei capi religiosi attuali lo potrebbe mai dire o lo potrebbe mai confermare? Quindi Cristo. Gesù, che è poi il Cristo così come lo raccontano, ma insomma, Gesù di Nazareth, potrebbe essere tutta un'invenzione dall'inizio fino alla fine. Fermo restando che le cose che dice tratta l'altro come te stesso, che hanno detto anche altri filosofi, cioè in precedenza, non era solo lui che lo aveva detto, fermo restando che quello è un buon principio, cosa che però poi non viene fatta all'interno delle religioni perché vediamo tutta la corruzione, la pedofilia e quant'altro che regnano sovrane là dentro gli accumuli di oro, eccetera, eccetera. E allora va bene il rispetto, cioè io ho rispetto per le persone religiose,
Per le persone che credono in Cristo, che credono in un Dio, io ho rispetto per quelle persone, perché pure io ho creduto in questi racconti con fede cieca. Invece adesso guardo diversamente la cosa, e diversamente significa che dico, un momento, non è sicuro che le cose siano andate in questa maniera. Ma c'è veramente necessità di credere nel fatto che sia stata una storia vera? C'è veramente questa necessità? Io non la sento questa necessità. Perché possiamo tranquillamente trattare l'altro come noi stessi, o giù di lì, insomma, non dico proprio come noi stessi, perché, se no, perché è impossibile, perché siamo in questo corpo e ci dobbiamo prendere cura del nostro corpo più del corpo degli altri, quindi come noi stessi è impossibile, ma possiamo lasciare agli altri gli stessi nostri diritti, le stesse nostre prerogative nella società. Questo sicuramente, non c'è bisogno di una religione che ce lo venga a raccontare per poi innestarci tutti i sensi di colpa che devastano psicologicamente soprattutto il pubblico femminile, soprattutto, insomma. Le donne sono state praticamente annichilite da questi sensi di colpa che tramandano, le religioni in siffatta maniera. Per quanto riguarda invece la massoneria, la questione della massoneria che hai agitato, io ho avuto un po', questo periodo, insomma, che riguardava la massoneria, eccetera, però poi mi sono reso conto, un po' come dici tu, che la massoneria esiste ed ha un certo potere, o le società segrete, che poi la massoneria è stratificata, quindi più in alto si va e più quello che sanno in alto nella massoneria non lo sanno in basso, cioè ci sono massoni inconsapevoli di quello che sanno i massoni in alto, ovviamente. Quindi io so per certo che gli strati più bassi, i livelli più bassi, i gradi per meglio chiamarli, più bassi della massoneria, che stanno medio o in basso, non sanno questa faccenda della terra piatta, cosa che sanno, i massoni che stanno più in alto nella gerarchia massonica, per l'appunto. Allora non ha senso mettersi lì a gridare, ai massoni, ma ha senso semplicemente citare il fatto che c'è questa gerarchia, e quindi citando il fatto che c'è questa gerarchia si cerca di mettere, diciamo, in evidenza il fatto che c'è una mancanza di potere preso da parte dei cittadini, e questo potere che non viene preso dai cittadini, come ad esempio il potere di votare direttamente le leggi, i cittadini non se lo sono presi questo potere. Io l'ho fatto come atto simbolico di votare direttamente le leggi con un foglio che ho presentato al comune e ho pubblicato la ricevuta, ma mi rendo conto che questo potere i cittadini non se lo prendono attualmente, qualunque sia la motivazione per cui non se lo prendono. E allora, nel momento in cui manca, questa presa di potere da parte dei cittadini, ovvio che lì si presenta molto probabilmente, diciamo, una società segreta, perché poi è evidente il filo che lega all'economia la società segreta, che si prende quel potere e lo traduce in partiti. Dismesso un partito, ne riproduce un altro partito, no? Quindi, finiti i 5 Stelle, cominciano con altri, insomma, partiti come Vox, per esempio, e quindi lì via di seguito per i prossimi 10 anni è servito il piatto di minestra, naturalmente, no? Riguardo alle persone, cioè, che sui social network come Facebook, che tu citavi, è chiaro che, guardando nei vari gruppi, nei vari anni, insomma, che abbiamo studiato, i vari movimenti, eccetera, eccetera, mi sono reso conto anche io, come dicevi tu, Ezio, che
ci sono questi vari santoni di tanto in tanto, e poi c'è il seguito dietro, che è tutta una un assentire, tutto un assentire di quel che dice quello che sta lì o quella che sta lì, insomma. E per questo nessuno ci può fare nulla, non possiamo che prendere atto di questi fenomeni e guardarli oggettivamente. Solo questo noi possiamo fare, perché mettersi lì a criticare non ha nessun senso, perché è giusto che dedichiamo il nostro tempo alle nostre ricerche piuttosto che a criticare. Ne prendiamo atto, ne parliamo. Un altro dei fenomeni è quello del grillismo, possiamo chiamarlo così, di cui io in parte ne ho fatto parte, ma in certi termini, cioè non è che ero seguace di Grillo, io semplicemente prendevo quelle cose che diceva lui come cose buone a suo tempo, come tanti. Ma c'è anche un altro filone, quello dell'umorismo. Lì, insomma, quando si prendono gli argomenti con l'umorismo, che poi è quello che in parte ha fatto Grillo, ma ce ne sono tanti altri, allora quell'umorismo a volte forzato, a volte caricaturale, insomma, che porta avanti tutta una serie di discorsi che ti fanno girare sempre nella gabbietta, sempre nelle solite storie, e ormai diciamo che Grillo. Questa cosa è il capostipite di tutte queste, ma ce ne sono tantissime altre, poi a scendere verso il basso, in piccolo, no? E allora va bene l'umorismo, senza dubbio, non viene criticato qui l'umorismo, ma per me non va bene l'umorismo quando diventa caricaturale e soprattutto diventa sclerotico sulle girare sempre sulle stesse cose. E non andare a vedere certi argomenti che effettivamente cambierebbero la vita, come dici tu. Cambierebbero la vita sia riguardo all'alimentazione, riguardo alla salute, riguardo alla conoscenza del mondo. Ecco, questo è giusto per dare risposta alla questione che hai posto tu, Ezio. Ovviamente. Se tu mi chiedessi, Agostino, ma se tu potessi togliere queste persone da tutti questi gruppi, santonici e umoristici, eccetera, eccetera, lo faresti? Io non lo farei, non li toglierei da lì, perché non ha significato, bisogna rispettare la libertà degli altri, pur prendendone consapevolezza e avendone cognizione di causa. Quindi vanno lasciate lì dove sono queste persone perché hanno, come dire, hanno diritto, come abbiamo diritto noi, a condurre la nostra vita, nelle modalità che desideriamo noi e con le vie viuzze che scegliamo per poter arrivare a una conoscenza maggiore. Non mi ricordo se l'ho detto a proposito della massoneria. Volevo dirti che io ho invitato anche i massoni alla conferenza di Palermo, proprio per questo motivo, perché la cosa deve essere rivolta a tutti. La terra piatta, secondo me, deve essere rivolta a tutti. È potenzialmente interesse di tutti, soprattutto di tutti quei massoni che all'interno della gerarchia massonica non hanno ricevuto queste verità, ma verità perché? Verità scientifiche, io dico. Quello che ho fatto io sull'assenza di curvatura, la dimostrazione dell'assenza di curvatura che ho fatto a Palermo e a Milano, è una cosa che tutti possono sperimentare, è un esperimento ripetibile. Ecco perché il discorso della Terra piatta è una verità che tutti possono accertare con le loro mani e con le loro misure. Hai fatto un pippone bello lungo. Comunque, andiamo con ordine. Il Natale, riguardo al fatto dell'esistenza o meno di Cristo, io quello che so è che il Natale è una festa che
che a me piace festeggiare in maniera laica con la mia famiglia perché mi rifaccio un po' a quello che era prima del calderone costantiniano, ecco. Quindi prima di trasformarlo in una festa monoteista, era la festa del Sole Invictus, quindi il sole che riprendeva il suo dal solstizio d'inverno, riprendeva il suo giro di ritorno, e quindi il sole che nasceva, quindi Gesù bambino, appunto, e dalla Croce del Sud riprendeva il suo viaggio di ritorno sotto Polaris, inseguendo appunto la stella cometa. Quindi io comunque la sento come festa, la festeggiamo in famiglia, e non a livello cristiano, ma a livello, tra virgolette, pagano, non a livello mono, ma a livello polifonico, ecco. È come aver trasformato una melodia da polifonica a mono, però lo festeggiamo, ecco. Invece, se tu mi dici se Cristo è esistito o meno come figura, guarda, ci sono diversi studi in cui dicono che sia esistito un maestro rabbinico che abbia professato in questo senso qua, o altre figure di rivoluzionari che poi hanno mischiato insieme. E ad ogni modo, se vogliamo vederla sotto sotto a livello religioso, ecco, oppure simbolistico, esiste una egregore creata dalla Chiesa, sia di Gesù sia della Madonna, e se tu vuoi vederla la vedi, cioè nel senso che esiste, c'è, perché le egregore sono quelle energie che possono anche materializzarsi, ma dipende appunto dall'intento della persona e dal credo e dalla fede. Quindi a livello energetico, a livello penso molto probabilmente che siano energie che esistono perché ci sono in questa nostra realtà. Ad esempio, se tu sei musulmano vedrai i tuoi idoli, se tu sei cattolico vedrai i tuoi, se tu sei buddista vedrai le tue egregore. Ogni religione crea le proprie, ma non solo le religioni, voglio dire anche quando due squadre di calcio si fronteggiano tra loro, nell'aria è come se noi vedessimo, se noi potessimo vederci, ci potrebbero essere due energie contrapposte che si scontrano tra loro. Queste energie sono più o meno materiali a seconda del credo delle persone e a seconda della quantità di persone che credono in queste energie. E quindi la Chiesa, essendo una delle religioni più forti, più potenti, con migliaia di proseliti, crea delle egregore molto presenti, molto vere. Infatti io associo sempre la Chiesa a un accumulatore di energia, no? Cioè noi dobbiamo vedere anche la Chiesa sotto questo punto di vista, cioè persone che vanno lì a pregare con l'intento, con dei loro intenti, vengono pilotati verso il prete poi li pilota verso il Vaticano, eccetera. Dobbiamo vedere come una sorta di centrali elettriche, no? Che pilotano da sopra la cupola, c'è la croce, poi quella croce è come un'antenna che trasporta tutti gli intenti delle persone verso gli intenti della Chiesa e dei loro voleri. Cioè una persona pensa, e qua ritorno al discorso di essere orientati verso gli altri e non verso se stessi. Una persona va in chiesa pregando affinché possa magari ritrovare salute, ritrovare serenità. Lo fa in che modo? Chiedendolo al prete e non chiedendolo a se stesso. Il prete che fa? Pilota l'intento della persona verso un dio creato a tavolino all'epoca di Costantino. E questo Dio monofonico, quest'unico Dio, viene, che è una grossa egregore dalla quale poi ci sono le varie, anche perché ecco, noi c'è da fare anche questo ulteriore approfondimento, cioè non vanno, queste nostre energie non vanno direttamente al Dio supremo, no? A questo Dio antropomorfo che ragiona in termini umani, passa attraverso il prete, che passa per i vari santi,
i vari beati, e poi arriva agli angeli, e poi arriva a Dio. Cioè, la nostra energia viene equamente suddivisa tra tutte queste egregore create poi dalla Chiesa e amministrate appunto a Roma, non a Roma, ma alla Città del Vaticano, che è uno stato a parte e che amministra la fede cattolica cristiana e l'energia cattolica cristiana del mondo. Quindi vediamola anche sotto a livello energetico, no? Non vediamola solo sotto a livello materiale, vediamolo sotto a livello energetico. Questi santoni, si ritorna al santoni, cosa fanno? Pilotano sempre le energie degli altri verso intenti messianici. Infatti mi capita spesso di leggere su internet di questi santoni che si avventurano in profezie apocalittiche, no? Tipo l'Armageddon, no? Arriverà la fine del mondo, cioè si nutrono dell'energia, oppure cominciano a fare, si improvvisano maghi e numerologi facendo trovando degli indizi davvero astrusi e astrosi tra numeri e numeretti, cioè fanno delle favole al fine poi di raggiungere sempre magari il fantomatico 666, no? E si nutrono di che cosa? Dell'energia delle persone che mettono il loro mi piace, le loro condivisioni, cioè fanno come i preti, no? Fanno come i preti a livello spirituale. E come i preti dicono: fate quello che dico, non fate quello che faccio. E qua ritorno al discorso che ti volevo dire. Perché questi santoni qui, questi spiritualisti che manovrano l'intento delle persone, perché la stragrande maggioranza delle persone ha poca consapevolezza ed è facile che vengano manovrati poi dai Gesù Cristi della situazione. Questi santoni che cosa fanno? In realtà professano e si nutrono appunto, come ti dicevo, dei mi piace, ma in realtà sono molto orientati sugli altri e poco orientati su se stessi. Infatti la loro vita di tutti i giorni, io sfido chiunque, fatte rare eccezioni, sfido chiunque. Infatti quello che dico sempre alle persone, se dovete seguire i consigli di un santone, informatevi prima sulla quotidianità che il santone vive. Cioè, se è una persona che nella vita quotidiana è ai margini, o tipo ha 40 anni, ma vive ancora nella stanzetta di quando era piccolo, che puzza di piedi e palle sudate, cioè insomma, fatevi due conti. Quindi, questi santoni qui, come ti dicevo, questi spiritualisti, questi occidentali skarma, ecco che poi se ascoltate la canzone di Francesco Gabbani, il testo li descrive molto bene. E questi non fanno altro che nutrirsi di queste cose qui e diciamo crearsi un avatar di tra virgolette di successo su internet quando nella realtà sono disadattati. Per fare questo arrivano anche a sentirsi, ad autoeleggersi messia, santoni e a sfruttare i mi piace e le condivisioni. Si nutrono proprio di questo. E ti ripeto, nella realtà invece poi sono perfettamente disadattati perché appunto sono molto orientati sugli altri, poco su se stessi, quindi molto spiritualisti, poco materialisti. L'importanza della spiritualità è importante, ma non dimentichiamoci che viviamo in un mondo materiale, cioè noi dal 777 siamo scesi al 666, quindi alla gravità. E tra la spiritualità e la gravità dobbiamo cercare il nostro equilibrio. Queste persone qui non hanno assolutamente equilibrio. E il punto è che portano allo squilibrio di molte persone e loro seguaci. Esempio, ti prendo un esempio, tipo i vaccini. Io non sono, a favore dei vaccini, cioè, mi spiego, io da genitore ti parlo, sono per la libera scelta o perlomeno sul fatto di fare delle analisi prima al paziente bambino per vedere se quei vaccini possono causargli problemi e nell'eventualità che
il medico che sta somministrando il vaccino si assumi la diretta responsabilità di quello che sta facendo. Quindi io sono per una libera scelta, ma anche per una prevenzione, cioè degli esami preliminari prima di somministrare il vaccino e nel caso se sia davvero necessario. Quindi faccio questa premessa qui. Sui vaccini ci sono molte persone che io ho sentito, che ho visto, che si permettono di dire ad altri genitori cosa fare con i loro figli. Cioè quando sentono ad esempio genitori che dicono io scelgo di vaccinare mio figlio, io ho visto persone che dicono voi siete pazzi, voi non vi rendete conto, voi siete malati di testa, ma chi parla sono spesso questi santoni che non hanno nemmeno figli, quindi non capiscono cosa vuol dire la paura di essere genitori, le paure di essere magari tolti la patria potestà o di andare incontro a multe, a conseguenze legali, penali. Loro non capiscono perché non hanno figli, non si prendono neanche la briga di farli, o perché non vogliono, o perché non possono, perché come ti dicevo, sono completamente disadattati dalla realtà. Quindi dicono a dei genitori come comportarsi, ma nella loro realtà sono disadattati. Io ho sentito persone dire non fateli vaccinare, non mandateli a scuola, ma chi parlava erano persone quarantenni, magari trentenni, quarantenni, che parlavano dietro un monitor nella loro cameretta, che vivono ancora alle spalle dei loro genitori. E questo è terribile, Agostino, è davvero terribile, perché suscitano una carrellata di proselitismo e di fanatismo che non ha testo. Non ha una realtà speculare e quindi ritorno alla pertinenza. Se tutti noi fossimo più pertinenti con la nostra vita, il mondo sarebbe un mondo migliore. Se noi, tutti noi fossimo più concentrati su noi stessi anziché sugli altri. Io ho figli, ti faccio un esempio, io ho figli, parlo da genitore a genitore, se proprio devo, altrimenti vedo la mia vita e basta. Se non ho figli, non mi permetterei mai di parlare a un genitore, perché io da figlio non mi sono mai evoluto a genitore, sono rimasto figlio. Quindi io parlerei a un altro figlio, non a un genitore. Se io sono uomo, non mi metterei a parlare con una donna di aborto o non aborto, perché non posso capire quello che passa nel corpo, nel cuore di una donna. Quindi tutti noi dovremmo essere più pertinenti con la nostra vita e non con la vita degli altri. Per quanto riguarda invece, come dicevi te, che facevi l'esempio della massoneria, che tengono le persone nell'ignoranza, bene, dietro la massoneria, dietro tutto, dietro qualsiasi cosa, io credo che si celi l'inganno umano, l'inganno dell'uomo stesso, che allontana le persone da loro. Cioè, se noi ci riflettiamo, l'archetipo, uno degli archetipi maggiori anche della cristianità, è Giuseppe, che è un falegname, quindi G di Giuseppe, ma anche se vediamo nelle fiabe la G di Geppetto, no? Il Geppetto di Pinocchio, c'è anche lui un falegname, c'è cioè un creatore. Il grande architetto, il G della massoneria, è sempre un uomo, quindi dietro tutto c'è l'intento umano e quindi si ritorna al fatto del GGG, famoso GGG, il famoso 666, no? La materialità, la gravità. L'etere, chiamiamolo come vogliamo, no? Dietro tutto c'è l'intento umano, c'è l'intento dell'uomo. Quindi se noi invece di essere concentrati sugli altri, fossimo più concentrati su noi stessi e fossimo più pertinenti con la vita che noi facciamo tutti i giorni, secondo me sarebbe un mondo migliore a partire da domani. Per concludere, e dopo ti passo la palla per il tuo pippone di risposta, per concludere. Ed è logico che ti venga a dire poi che anche questo fatto di fare questi congressi dove si invitano trasmissioni e si parla al pubblico per me è una cosa molto, molto limitativa, perché è come voler convincere gli altri delle proprie idee e quindi sempre essere concentrati sugli altri. Quindi per questo io sono contrario a questo tipo di divulgazione, ma sono più per una
uno scambio di consapevolezze, quindi chi vuol capire capisca, chi non vuol capire è perché non può capire in quel momento, quindi non dobbiamo assumerci la responsabilità oppure non dobbiamo prenderci, come dire, il lusso di voler far cambiare traiettoria a una persona, altrimenti saremo noi i santoni. Quindi, il fatto di voler fare queste divulgazioni anche televisive o aperte al pubblico, io la vedo un po' limitante a livello di consapevolezza. Sarei più orientato, se proprio bisogna usare le televisioni, verso una scelta un po' più accurata, evitare perlomeno questi format ironici, tipo quelli che è il calcio, le Iene o la Zanzara, cioè queste cose qui, questi format a sfotto io li eviterei a priori. Dunque, Ezio, dopo il tuo pippone, come l'hai chiamato, scusa, voglio rispondere all'ultimo punto che hai toccato, ovvero quello delle televisioni. Sicuramente ti sei riferito al discorso che noi alla conferenza di Milano abbiamo accettato la presenza di Rai 2. Allora, qui c'è sempre il solito discorso, e però aggiungerò una parte. Il discorso è che non vedo altre strade per fare abolire il trattato sull'Antartide e quindi per poter andare in Antartide. Cioè, quando si vuole cambiare una legge, si fa con la presenza nel pubblico, con il cercare di dire la propria idea, sostenere la propria idea giusta, secondo me giusta. E cercare e sperare più che imporre, sperare che le altre persone si rendano conto che effettivamente il fatto che ci sia questo divieto è molto sospetto. Questa è l'unica cosa che io voglio porre all'attenzione delle altre persone. Ora, analizziamo questa cosa che hai detto tu. Tu hai detto che con le televisioni, come abbiamo fatto noi, cioè in pratica tu dici che significa un po' cercare di forzare gli altri, ma io ti dico che secondo me non è così, perché quel che fai tu quando pubblichi qualcosa sulla tua pagina Facebook la stai mettendo in pubblico, chi vuole se la viene a guardare, non c'è l'imposizione di guardarla. Analogamente, quando noi contattiamo, che poi ci ha contattato Rai 2, quando noi inviamo alle agenzie stampa il comunicato stampa della conferenza e Rai 2 si interessa della conferenza sulla Terra piatta, in un modo o nell'altro, insomma, anche se in termini un po' ironici come questo programma, ma di certo non come più le Iene, il livello è cambiato. Perché le Iene registravano, tagliavano e sminuzzavano tutto quello che volevano, invece qui erano delle trasmissioni in diretta che noi abbiamo fatto. Quindi non si sono più potuti permettere quello che hanno fatto con le Iene, le TV. Questa è una prima parte. Ora ti dico, quando tu pubblichi un post sulla tua pagina, lo stai mettendo in pubblico. Quindi arriva la notifica alle altre persone e quelle lo ascoltano, lo leggono, se è uno scritto. Significa che tu vuoi imporre il tuo punto di vista? Lo hai messo lì sulla tua pagina. Analogamente nella televisione, ci sono quelli che gestiscono la televisione che si sono interessati e noi abbiamo detto va bene, non c'è problema, potete venire e facciamo le dirette. Ora, nel momento in cui loro trasmettono da Roma in tutta Italia questo contenuto, le persone possono sintonizzarsi, cambiare canale oppure no. Hanno sempre la libertà di spegnere quella TV oppure di cambiare canale quando compare. Parleremo della Terra piatta. Allora dice a me non interessa, aspetta che cambio canale. Ce l'hanno questa libertà, quindi non significa imporlo nel momento in cui c'è sempre la libertà di cambiare canale.
Ora, voglio tornare, al di là di questo argomento, che poi se vuoi Ezio ci potremo tornare in un video apposito, perché questo vorrei, insomma, ci eravamo accordati di dedicarlo al discorso della fede e dei santoni, quindi mi fermo qui su quell'argomento, una battuta hai fatto tu, una ne ho fatta io, insomma, che è giusto così. Adesso voglio tornare al discorso della fede, perché è molto più importante. Poi TV sì, TV no, ma qui il discorso della fede incide in maniera molto più pesante rispetto a TV sì, TV no. Quindi voglio tornare al discorso della fede dicendo che il motivo per cui noi ci stiamo interessando di parlare adesso della fede non è perché io ho l'interesse che le persone non vadano più in chiesa o non vadano più nel centro buddista o non vadano più nel centro induista. Non è questo l'intento. L'intento sta nell'avere capito che tutte le persone che hanno una fede in una religione, poi, esattamente come hanno fede in quella religione, poi passano alla fede nella NASA. La NASA scatta una fotografia una volta ogni 2 o 3 anni che fanno. La pubblicano come foto del globo che fanno il collage al solito e ci si crede che quella sia la terra reale. Nessuno va a pensare, o la maggior parte, sappiamo, ormai una buona parte hanno il dubbio, ce l'hanno, ma tutti quelli che hanno fede nelle religioni, normalmente, tranne poche eccezioni, Galuppini fa parte di queste eccezioni perché lui è cristiano, però non crede più nel discorso della terra sferica. Ma dico, a parte rare eccezioni, la fede nella religione si traspone poi nella fede verso la NASA e verso le foto della NASA che riguardano la Terra. E tutto questo riguarda la Terra piatta, perché poi se è vera la sfera, non è vera la Terra piatta. Non ti vanno a verificare, non ti vanno a fare la misura di curvatura. Direttamente dicono: questi sono pazzi, questi che dicono che la Terra è piatta. Perché? Perché mantengono la loro fede gli mantiene gli occhi chiusi riguardo all'esperimento che possono fare sull'assenza di curvatura. Nemmeno accettano la possibilità di fare l'esperimento sull'assenza di curvatura, eppure è semplicissimo da fare. Pigli qualche centinaio di euro se non lo sai fare tu, 200, 300, 400 euro quello che è, lo dai a un geometra, un ingegnere, dici me lo fai sto calcolo qui. Come dici tu, Ezio, lì in Puglia, voglio, me lo fai, questo esperimento qua. E risolverebbero il problema, capirebbero che siamo in un carcere, carcere mentale in questo caso. Voglio aggiungere una cosa a quello che hai detto tu. Non sono io che vado a rompere le scatole alle persone che sono belle comode sedute nel divano, che si guardano il programma di Rai 2 e vedono comparire noi. Cioè, in realtà è vero il contrario. È vero che la società intera ha imposto per tutti che non si può andare in Antartide. E come? E se io voglio andare come diritto naturale, il diritto naturale a conoscere il mondo, il diritto naturale alla vita, tutti questi diritti fondamentali dell'uomo di cui tanto si parla, ma come? E io non lo posso avere il diritto di andare in Antartide, perché mi è vietato? Io mica voglio andarle a disturbare mentre si guardano la TV le persone. Ma per carità, me ne guarderei bene. Ognuno ha la libertà di guardarsi la TV 24 ore su 24, anzi 25 ore su 24 se lo vuole. Ma perché deve essere vietato a me di andare a fare questo viaggio esplorativo in Antartide? Se io ritengo. Cioè, e dicono che siamo pazzi noi. Ma siamo pazzi noi o sono più pazzi quelli che guardano 24 ore la TV? O sono più pazzi quelli che credono nelle foto della NASA senza avere mai verificato se effettivamente sono in buona fede questi astronauti oppure no? Credono. Il problema è proprio questo. Ecco perché noi accettiamo quando Rai 2 ci dice va bene, facciamo questo.
l'arma è a doppio taglio, perché nel momento in cui loro sono costretti a deriderci per arginarci in parte non possono evitare che le nostre parole poi passino, in parte naturalmente. Ezio, nel lasciarti la parola per le conclusioni, insomma, su questo argomento, perché siamo già giunti verso la mezz'ora, se non di più, ti volevo porre alla tua attenzione queste foto, che sono una di Milano con la nebbia, e in effetti lì pioveva tutto il tempo. La Lombardia, quando siamo stati lì per il convegno, era proprio sotto pioggia e nebbia. Quindi io posso confermare che Milano con la nebbia è così, qui si vede il Duomo. Poi sono stato pure a Padova per altre motivazioni, insomma, per incontrare delle persone per diverse, insomma, faccende. E a Padova, in effetti, ho potuto verificare che Padova con la nebbia, Ezio, è pure così. A Venezia non ci sono arrivato, ma dato che tu sei pugliese, volevo chiederti se la Puglia è così quando si frigge. Ezio, voglio concludere dicendo che a mio avviso tutte le fedi e tutte le non fedi, o tutte le religiosità e tutte le non religiosità, per come la vedo io, farebbero bene a rimanere fuori dall'argomento della terra piatta. Se non per discutere nel merito e costruttivamente, così come abbiamo fatto noi adesso, facendo delle riflessioni pacifiche e soprattutto rispettose nel rispetto di coloro che hanno la loro religione, secondo me, aprire degli scontri o delle divergenze che riguardino la fede o la non fede in una religione piuttosto che in un'altra questione spiritualista o giù di lì, o satanista, che insomma c'è chi li chiama pure satanisti. Secondo me questo è a svantaggio della terra piatta, cioè tutti coloro che si scontrano sulla religiosità o la non religiosità o sull'ateismo eccetera eccetera non riguarda la terra piatta, perché la terra piatta è semplicemente la misura dell'assenza di curvatura. Se tutti quelli che stanno litigando attualmente nei gruppi o quello che sia sull'origine della Bibbia, della non Bibbia, del Corano, del non Corano, cominciassero a parlare dell'assenza di curvatura in quel tempo che stanno dedicando alla lite, farebbero una gran cosa per la terra piatta, perché l'assenza di curvatura è verificabile da tutti quelli che li stanno leggendo. Mentre che Dio esiste, che Cristo è esistito, o che Buddha sia esistito, o che Maometto sia esistito, nessuno lo può andare a verificare. Quindi si potrà fare sempre un gran parlare sia di Cristo che di Maometto che di Buddha o altro, ma nessuno mai potrà arrivare a una conclusione. Sempre guerra aperta sarà quando si parlerà di religioni in queste faccende qua. Quindi lo dico con il massimo rispetto per tutti quelli che hanno un credo nell'uno o nell'altra cosa, perché ce l'ho avuto pure io in passato. Quindi come non rispettare le persone che ancora hanno questo credo? Io ho massimo rispetto. Ma giustamente, Ezio, devo dire che quando qualcuno mi vuole imporre quel rispetto riverenziale verso figure religiose, o piuttosto che figure spiritualistiche, insomma, o quella, le fratellanze spirituali, così come le chiamano, insomma, in molti gruppi di questo genere, cioè, ovvio che lì, finisce la mia tranquillità, non la mia tranquillità, la mia, come dire, inoffensività, perché se qualcuno mi vuole imporre quella cosa e insiste, 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 allora è chiaro che io metto in chiaro le cose,
e dico: no, aspetta un minuto, questa cosa qua non è verificabile da nessuno. E metto in evidenza tutte le incongruenze di quella religione, cosa che non faccio se nessuno mi viene a cercare di imporre quel modo di vedere. Insomma, io lascio libertà anche mentale a chi lo vuole continuare a praticare quella religione lì. Non è un mio problema, però ripeto che nel momento in cui vengono a dirmi: ah, Dio ha fatto questo, Maometto ha fatto quello, cioè cose assolutamente non verificabili. Non verificabili, cioè parlano per Geova ha fatto questo, cioè, ma tu che ne sai di quello che pensa Geova? Tu che ne sai di quel che il fatto che la Bibbia o il Corano siano dei libri ispirati da Dio, dal creatore o quello che sia? Non lo sa nessuno questo. Ecco, quindi il rispetto deve essere reciproco, Ezio. Volevo insomma dire che è un punto molto importante, quindi lasciare perdere tutti i credo e i non credo e dedicarsi all'assenza di curvatura, che è quello che ci cambierà le cose, semmai potremo andare in Antartide. Le cose ce le cambierà anche il discorso della vicinanza del Sole, perché con la misura che ho fatto io, la dimostrazione che ho fatto alla conferenza a Milano, che il Sole si trova intorno ai 4.000-5.000 km circa di distanza dalla Terra, cioè, e qui si squaderna tutto un altro mondo riguardo all'energia, perché come fa ad essere così vicino, ad essere autoalimentato e semovente il Sole? E lì c'è il discorso dell'approvvigionamento energetico al Sole. E lì c'è anche contenuto il germe della faccenda, della questione che imperversa a tempo in rete della free energy ipotetica in queste condizioni, perché prove non ne abbiamo, ma ipotetica. E la faccenda del Sole potrebbe avere delle pesantissime ricadute nel discorso dell'energia sulla Terra, perché quanti miliardi di dollari, euro-dollari vengono pagati, sterline, in approvvigionamento energetico, gas, petrolio, elettricità e compagnia, briscola e compagnia cantante. E quindi, conseguentemente, quanto lavoro devono fare tutte le persone in Europa e nel mondo per il loro approvvigionamento energetico? Quante ore dedicano della loro vita? Allora, ecco dove stanno poi i vantaggi per tutti, che significherebbe lavorare poi non zero, ma quasi, perché se noi abbiamo a disposizione energia in una certa quantità o in certe condizioni, è ovvio che questo va a incidere pesantemente sulle nostre vite. Dice: ma che ti interessa alla fine? Ma che importanza ha il discorso dell'altezza del sole? Ecco dove va a ricadere tutta l'importanza della misura della distanza del sole. Ecco perché, ecco su cosa è basato tutta l'egemonia petrolifera attualmente. Ecco come cade tutto con la terra piatta, cade tutto. Allora sì, Agostino, concludiamo perché davvero qua ci sarebbe da aprire un altro capitolo riguardo il sole. Allora, innanzitutto volevo ribadire il concetto, come hai detto te, della pericolosità di questa religiosità che si vuole imporre, no? E io la religiosità non parlo solo di quella cattolico-cristiana nella flat earth. Io parlo anche della religiosità di questa New Age, del veganesimo, di questi spiritualisti, un po' di tutte queste categorie che si vanno a creare. E ti parlo da uno che non mangia carne, quindi non ti parlo di un però io vedo questa volontà di creare categorie e sottocategorie, questa tendenza al a questo questa questo orientamento verso gli altri più che verso una consapevolezza interiore è pericoloso. Pericoloso perché ce ne accorgiamo anche noi di quanto le persone siano tornate ad un fanatismo religioso che mi sembra come quello quasi la caccia alle streghe, no? Ti
Non puoi dire nulla che scatta qualcuno che dice satanista, cioè, questo è terribile come cosa, cioè, ti chiamano satanista, massone o appartenente ai poteri forti per ogni affermazione che fai, perché appunto fanno affidamento ad una religione, ad un qualcosa e te magari ti senti libero, ti senti più libero di poter esprimere dei pensieri perché appunto sei uscito fuori da qualsiasi categoria. E loro che si vanno a cacciare in tante categorie, grazie a questi anche a questi santoni qui, sono pronti a puntarti il dito. E quindi la pericolosità di essere quasi tornati indietro a livello di credenze. Cioè, la flat earth, ipoteticamente, la teoria della terra piatta, doveva aiutarci ad uscire fuori da una dottrina, ma in realtà per molti è stato il contrario, si sono andati a cacciare in altre sottocategorie e lo vediamo anche in questo saluto flat earth che è stato coniato poi in Italia, non so da chi, però vediamo persone che si fanno fare la foto in posizione così, e cioè, questa è pericolosissima, come è davvero pericolosa queste sottocategorie, questa religiosità, questa voglia di creare religione, appunto, a parer mio è molto pericolosa. Per questo ribadisco il concetto, bisogna cercare di essere liberi con la testa, liberi di pensare con la propria testa, liberi da condizionamenti da parte di pensieri imposti da un sistema o da santoni o da religioni, compresi i viaggi spaziali, come hai detto te. E quindi bisogna assolutamente essere sempre coerenti con se stessi e cercare di fare un lavoro più interiore cioè occuparsi proprio della propria vita piuttosto che della vita degli altri. Riguardo il sole, invece, e l'energia che dicevi, dagli studi che io ho fatto, il sole, a mio giudizio, è una fonte inesauribile, come dici tu, di energia, è un cuore pulsante di etere, questa energia elettromagnetica che poi è il vero Dio, no? E possiamo trovare riferimenti anche negli studi fatti da Wilhelm Reich, da Mesmer, da Todeschini, da Walter Russell, da Tesla. Cioè, ci sono state parecchie menti, il nostro anche Pierluigi Ghina, parecchie menti illustre che hanno cercato di dare spiegazione a questo fenomeno, a questa energia che ci circonda, ma puntualmente poi sono stati occultati, messi a tacere, addirittura imprigionati, come nel caso di Reich. Quindi, se si riuscisse davvero a sdoganarsi da una scienza di dottrina e si riuscisse davvero a guardare un po' più con occhio aperto, con mente aperta, anche gli studi del passato e cominciare appunto da questi illustri personaggi, secondo me, riusciremmo ad utilizzare un'energia infinita e capace davvero di permetterci poi di non sacrificare le nostre vite con il duro lavoro, ecco. Comunque concludo, in breve concludo, saluto tutti e il mio consiglio, sul finire è quello, cioè cercate di essere liberi, di non essere condizionati da nessun tipo di religione o di categoria e cercate di avere tanti maestri, non un unico maestro. Cercate di prendere il buono che c'è in ogni persona, anche perché ognuno di noi può dare qualcosa all'altro. Ad esempio, io uno dei miei maestri, ma che poi non è chiamarlo maestro è anche riduttivo, cioè un personaggio che ha condizionato il mio modo di pensare è stato anche Aleister Crowley. Non ammiro tutto in Aleister Crowley, però molto di quello che dice, molto dei suoi pensieri li ho fatti anche miei. E
Ma ciò non vuol dire che mi piaccia tutto di Crowley, cioè è come un album di Tiziano Ferro, no? Mi piace una canzone, mi piace due canzoni, mi faccio la mia playlist con tante canzoni, con tanti artisti. Quindi il mio consiglio è quello di sentirsi liberi da condizionamenti, dai condizionamenti, liberi dalle categorie e cercare di prendere il meglio che c'è in ogni persona. E soprattutto, se proprio dobbiamo fare nostro quel maestro lì, cioè fare di quel santone il nostro maestro, perlomeno dobbiamo valutare che tipo di vita conduce lui tutti i giorni. Perché se la vita di tutti i giorni che fa è un disastro, è normale che se seguiamo i suoi consigli ci ritroveremo a fare la stessa vita di merda che fa lui. Quindi molto più concentrati su noi stessi che sugli altri. Basta, ciao. Ezio, vedo che hai concluso in fretta, ma hai dimenticato di dare una risposta. Se in Puglia le condizioni quando si frigge sono quelle indicate nella fotografia. Va bene, allora un caro saluto Ezio e un saluto a tutte, a tutte le persone che ci ascolteranno. Ciao. Sì, Agostino, è vero che in Puglia quando si frigge c'è la nebbia, ed è vero pure, ed è vero pure che per Augusta 2 tu dovrai friggere le arancine, eh? Quindi non dimentichiamo che faremo la nebbia anche dove ci sarà il lancio di Augusta 2, quindi va bene, dai, un abbraccio, ciao.